Elisabetta, la mia figlia, è nata con una malattia rara e subito dopo la nascita siamo state costrette a passare tanto tempo in ospedale a Fiume perché noi veniamo da Fiume. La dialisi già all'età di un anno, poi il viaggio Zagabria a Padova, al centro di eccellenza a livello europeo per i trapianti su bambini che pesano meno di 20 kg. 6 anni fa lei ha fatto il trapianto qua a Padova dal donatore vivente, dalla nonna. Lei si è offerta subito e quando abbiamo saputo che i esami vanno benissimo, che sono 100% compatibili, lei aveva una felicità immensa e tutto questo periodo lei non vedeva l'ora. Elisabetta oggi ha 9 anni, ha ricevuto rene dalla nonna, poi c'è Giovanni che di anni ne ha 17, lui ha ricevuto rene dalla mamma, anche lei medico. È stata una possibilità preziosa, ecco, questo, io l'ho vissuto in questo modo. Non so se l'ho salvata, ho fatto quel che potevo fare dando quello che avevo a disposizione. La donazione con il trapianto, l'ultimo anello di una catena di valore che restituisce la vita a questi piccoli pazienti, dal supporto psicologico a quello nutrizionale, il percorso di dialisi, la chirurgia, il lavoro di squadra delle 2 unità operative, chirurgia e nefrologia, i controlli che seguono e accompagnano i piccoli pazienti nella crescita. Tutto ciò gli ha dato la possibilità di crescere e svilupparsi bene e di poter fare la propria vita. Questi bambini devono comunque continuare ad essere seguiti in centri di riferimento con dei controlli ambulatoriali molto frequenti. Un'altra cosa che il nostro centro effettua da anni sono delle biopsie renali di protocollo, quindi delle biopsie renali nelle quali a intervalli prestabiliti a 6, 12, 24 mesi dopo il trapianto andiamo a controllare dal punto di vista istologico, dal punto di vista microscopico come sta il rene trapiantato per cercare di mettere in atto in maniera preventiva delle terapie che possono essere necessarie a migliorare ancora la sopravvivenza dell'organo. Una nicchia di attività che qui a Padova curiamo con molta molta attenzione e che fa di Padova, nell'ambito dell'attività trapiantologica anche pediatrica, un centro di eccellenza. Ed è proprio uno dei 77 pazienti trapiantati a Padova, aveva 11 anni, che una volta divenuto adulto ha scelto di studiare per diventare medico. Questo ragazzo adesso si è laureato e in questo momento si sta specializzando in medicina d'urgenza.